Possiamo cominciare la lezione di oggi. Riprendiamo, come facciamo ogni volta, un po' quello che abbiamo visto la volta scorsa. Ovviamente vi ribadisco il concetto, se ci sono ovviamente dei dubbi possiamo ripetere alcune parti delle lezioni, però come vi dicevo sono concetti che poi si consolidano quando dello stesso argomento ne fate la parte in laboratorio sperimentale e la parte numerica. Quindi per quanto riguarda il convertitore, lo step down, quindi il convertitore abbassatore, oggi termineremo alcuni dei concetti che sono alla base del funzionamento, ma a valle della realizzazione del prototipo di convertitore e dell'implementazione numerica riuscirete sicuramente a chiarire i dubbi che ci sono proprio sul funzionamento di questo dispositivo. Se così non fosse, vi ripeto, a valle delle esercitazioni, se c'è per qualcuno di voi la necessità di chiarire qualche dubbio, venite da me, dai collaboratori. Se è una cosa che riguarda più persone, possiamo anche ripetere la lezione in aula, non c'è problema. L'importante è che cerchiate di rimanere in linea con quelli che sono gli argomenti che facciamo. Cosa abbiamo visto la volta scorsa? Abbiamo analizzato questo tipo di convertitore. Il primo convertitore che vediamo è un convertitore abbassatore. Per quale motivo? Perché per la sua modalità di funzionamento mi permette di controllare in uscita il valore medio della tensione, che può variare da 0 al valore della tensione in ingresso. Quindi al massimo riesco ad ottenere come tensione, come valore medio della tensione in uscita, il valore della tensione in ingresso, quindi al massimo valore della tensione in ingresso fino a 0. Come lo riesco ad ottenere? Andando a modulare attraverso un interruttore la tensione stessa, quindi a parzializzare la tensione stessa. Mi devo fissare i parametri importanti, quali sono? Il mio tempo di modulazione, questo è importante perché in base al tempo di modulazione deriveranno tutte le caratteristiche qualitative della mia forma d'onda in uscita. Quindi il tempo di modulazione, il tempo base all'interno del quale vado a modulare la tensione, e poi il duty cycle. Il duty cycle è la percentuale rispetto a questo tempo di modulazione durante la quale vado a tenere l'interruttore chiuso, quindi sono in fase di on, e l'interruttore aperto, quindi sono in fase di off. Abbiamo definito questo duty cycle, che è un numero che potete interpretare in per unit o in percentuale, come K, e quindi KT con S vi rappresenta la parte di tempo di modulazione, il sottointervallo durante il quale tengo chiuso l'interruttore, e la parte rimanente è il sottointervallo durante il quale rimane aperto. Si verificano in sostanza due condizioni. La prima, con l'interruttore chiuso ho questa maglia, che l'altra volta vi ricordate abbiamo caratterizzato, abbiamo scritto l'equazione differenziale, è una maglia dove ci sono dei parametri passivi, ci sono due tensioni, perché stiamo ipotizzando che anche sul carico ci sia una tensione, ad esempio nel carico di una macchina elettrica, nel caso di una macchina elettrica, di un motore a corrente continua, c'è la controforza elettromotrice, che sapete è proporzionale alla velocità del motore, ma in generale esprimo un carico generico caratterizzato da un'induttanza, da una resistenza e da una forza elettromotrice, l'ingresso e ovviamente la presenza dell'interruttore. Abbiamo scritto le equazioni differenziali, sono le equazioni differenziali di primo ordine, quindi abbastanza semplice come risoluzione, e abbiamo ricavato gli andamenti della corrente. Questo è importante, cioè la tensione, il profilo della tensione è quella che deriva dalla modulazione del mio convertitore, la corrente è ciò che deriva ovviamente dalla risoluzione delle equazioni differenziali o, casi che vedremo successivamente, i sistemi di equazioni differenziali, che mi legano appunto alla variazione del forzamento dovuto alla commutazione dell'interruttore con l'andamento della corrente, ovviamente attraverso i parametri che ci sono nel circuito. Abbiamo evidenziato due tipologie di funzionamento, quella in conduzione continua, vi ricordate, dove la corrente non arriva a toccare lo zero, quindi dove il valore medio è abbastanza elevato e quindi la corrente nella sua evoluzione non arriva ad annullarsi. Conduzione discontinua, la corrente si annulla
e si annulla ovviamente poiché questo circuito non consente la reversibilità della potenza, quindi permette un flusso unidirezionale, per cui dal carico, dalla sorgente al carico, quindi la corrente non può tornare indietro. Per questo motivo, quando la corrente tende a diventare negativa, rimane allo zero. Quindi si verifica il clamping di corrente, la corrente rimane a zero fino al prossimo intervallo di modulazione. In questo caso sono in conduzione discontinua, quindi devo differenziare queste due modalità operative, perché in funzione delle due modalità operative ci saranno ovviamente dei comportamenti diversi, degli andamenti diversi della corrente. Nel caso in cui mi trovi in conduzione continua, abbiamo quindi risolto il sistema di equazioni differenziali e a valle, diciamo, della risoluzione del modello, abbiamo visto quindi che la corrente ha un andamento del primo ordine con una costante di tempo che è pari alla costante di tempo elettrica, e abbiamo fatto una considerazione importante che la faremo in tutte le tipologie di convertitori che andremo ad affrontare, cioè il confronto fra il tempo di modulazione e la costante di tempo elettrica in questo caso. Okay? Andando a confrontare queste due costanti di tempo, abbiamo visto che normalmente per le applicazioni su cui ci focalizzeremo maggiormente, che sono quelle di tipo industriale, in cui riesco, grazie ai dispositivi, principalmente MOSFET o meglio IGBT, riesco ad arrivare a frequenze dell'ordine delle decine di kHz, quindi significa tempi di modulazione dell'ordine inferiore ai 100 microsecondi, se li vado a confrontare con questi tempi, con le costanti di tempo elettriche tipiche di un circuito elettrico, resistenza e induttanza tipiche, ad esempio, di una macchina elettrica, di una rete elettrica, vedo che c'è una grossa differenza, ci sono anche diversi ordini di grandezza di differenza fra l'uno e l'altro, perché le costanti di tempo elettrico possono essere dell'ordine di decine di millisecondi, la costante tempo di modulazione invece parliamo di centinaia di microsecondi. Questo che cosa ci consente di fare? Ci consente di vedere l'evoluzione della corrente solo nel suo primo istante, nel suo primo intervallo. E poiché nella prima parte dell'evoluzione della corrente posso praticamente ritenere l'andamento prevalentemente tipo lineare, posso sicuramente applicare la linearizzazione della corrente nell'intervallo di modulazione. Cioè posso dire che nella fase di on e nella fase di off la corrente ha un andamento lineare. Questo mi consentirà, non tanto per questo circuito, è abbastanza semplice, ma per tutte le evoluzioni dei circuiti, dei convertitori che faremo successivamente, mi permetterà di semplificare molto i modelli che andrò ad analizzare. Però è importante le condizioni operative, cioè non è detto a prescindere che io possa fare questa semplificazione. La linearizzazione può essere fatta solo quando le due costanti di tempo, tempo di modulazione e costanti di tempo elettrica, sono molto differenti tra di loro. Ci sono ad esempio delle applicazioni dei circuiti, anche dei motori elettrici, dei piccoli motori caratterizzati da valori ad esempio di induttanza molto bassa, per i quali non si può fare questa semplificazione, cioè che hanno delle costanti di tempo addirittura paragonabili con i tempi di modulazione. Quindi significa che in quegli intervalli non vedrò semplicemente il primo tratto dell'evoluzione della caratteristica, ma vedrò l'intera evoluzione del primo o del secondo ordine che ha il circuito elettrico a cui è collegato il convertitore. Quindi ricordate sempre, le semplificazioni si fanno, ma bisogna sempre considerare le ipotesi da cui parto per poter fare quelle semplificazioni, e ripetetevele ogni volta che vi trovate in una circostanza diversa, perché non è detto che possiate applicare la semplificazione, perché possono cambiare le condizioni operative e quindi cadono le ipotesi sulle quali poi si basa la linearizzazione e la possibilità di linearizzare il modello. In questo caso, vi ho detto, per le applicazioni che andremo ad analizzare, nella maggioranza dei casi si può applicare la linearizzazione, va bene? Però noi al momento l'abbiamo affrontato dal punto di vista generico, ci siamo ricavati le equazioni differenziali, molto semplici, le equazioni differenziali del primo ordine, le abbiamo risolte, abbiamo visto qual è l'andamento della corrente nella fase di on e qual è la corrente nella fase di off. Abbiamo risolto le due equazioni differenziali, ovviamente l'equazione differenziale è risolta a meno di una costante, quindi ho bisogno della condizione iniziale,
La condizione iniziale per l'intervallo di ON qual è? È il valore che aveva la corrente, poiché la corrente, ricordate, deve essere continua, c'è un'induttanza, l'induttanza vi garantisce la continuità nella corrente. Il valore che ha la corrente all'inizio dell'intervallo di modulazione è esattamente il valore che la corrente aveva alla fine dell'intervallo di modulazione precedente. Ok? Quindi significa che conosco il valore iniziale, al termine della fase di ON vado a valutare qual è la corrente, il valore che assume la corrente, e quello sarà la condizione iniziale per la seconda parte della modulazione, quella di OFF, e quindi poi proseguo in questo modo. Dicevamo anche le condizioni, un altro concetto importante, ricordate le condizioni di regime stazionario. Non posso parlare di condizioni di regime stazionario in senso assoluto perché le grandezze variano nel tempo, ma poiché la mia grandezza di riferimento, abbiamo detto, per la tensione, ma a questo punto anche per la corrente, è il valore medio, posso considerare condizioni di regime equivalente, se vogliamo, quelle che si raggiungono quando il valore medio della corrente, in questo caso, ma anche per la tensione, rimangono costanti. E la condizione affinché ciò si verifichi è che la corrente, ricordate, abbiamo visto quale può essere l'evoluzione della corrente durante il transitorio, nella condizione di regime stazionale, la corrente raggiunge questa condizione quando il valore iniziale è uguale al valore finale. Quindi il valore medio rimane costante. È ovvio che posso volere per una condizione, qui c'è sempre un circuito di controllo che mi va a generare quei segnali di modulazione. Se il mio circuito richiede a un certo punto un aumento della corrente, basta che la mia scheda di controllo, poi faremo delle applicazioni su questa tipologia di caso, la mia scheda di controllo mi vada a cambiare il duty cycle in modo tale, ad esempio, da ridiminuirmi la parte di OFF rispetto alla parte di ON, quindi aumento l'intervallo di ON rispetto a quello di OFF, lo aumento in modo tale che alla fine abbia un valore di corrente maggiore di quello che ho all'inizio. Quindi in questo modo innesco un transitorio crescente oppure decrescente di corrente che poi mi riporta, ristabilito il duty cycle, ad una nuova condizione di regime stazionario. Cioè io devo avere la possibilità di regolare tensione e corrente attraverso quel segnale di modulazione. E questo lo faccio andando proprio a agire sul duty cycle. Quindi agendo sul duty cycle riesco o a stabilizzare il valore medio di corrente, un valore costante, oppure a far crescere o diminuire la corrente per, ad esempio, cambiare le condizioni operative. Questa è una condizione importante perché la condizione di regime, ok, c'è quando ho necessità di lavorare in regime stazionario, ma se ho la necessità di cambiare il valore della corrente in un motore, ad esempio, ho la necessità di aumentare la corrente che circola nell'armatura del motore perché devo aumentare la coppia, cambiano le condizioni operative, allora il mio sistema di controllo dovrà andare a agire sul duty cycle per far aumentare la corrente. Quando ho raggiunto il nuovo valore di corrente desiderato, ristabilizzo il duty cycle e ritorno a un valore costante. Va bene? Quindi non significa che questo circuito può lavorare solo in condizioni di regime stazionario. Può lavorare variando il valore medio di corrente portandolo a un valore di riferimento, che è quello che io voglio. Una volta raggiunto quel valore, il duty cycle dovrà essere tale da mantenere il valore medio della corrente con valore costante. Questo sarà il compito della scheda di controllo, del circuito di controllo, o meglio dell'algoritmo di controllo, che andrà a pilotare quell'interruttore per avere una determinata legge di controllo sul sistema, okay, che sto andando a considerare. Per quanto riguarda la valutazione del ripple di corrente, questa la faremo in dettaglio soprattutto quando faremo la parte numerica, però l'ipotesi, questa è la valutazione del ripple di corrente nel caso in cui non considerassi la linearizzazione del mio modello. Ma se considero il mio modello lineare, ovviamente questa è rigorosa, questa vale, è ottenuta semplicemente andando a prendere le equazioni differenziali che abbiamo risolto prima, valutando il valore di Q1 e Q2 e quindi facendone la differenza riesco a capire qual è il ripple di corrente. Il ripple di corrente, credo che è un parametro che già avete sentito, è un parametro importante che mi definisce la qualità della mia forma d'onda in uscita. Il ripple è appunto la variabilità, la variazione della corrente rispetto al suo valore medio. Quindi un elevato ripple significa che c'è una grossa differenza nell'evoluzione, la corrente ha una fortissima evoluzione e il valore della corrente all'inizio
e alla fine, ad esempio, il periodo di onna è un valore abbastanza elevato, la differenza tra i due correnti. Quando la differenza fra queste due correnti invece è molto piccola, significa che ho raggiunto un ripple molto basso. Poiché il ripple può essere una specifica della qualità del mio convertitore, allora bisogna valutarlo, bisogna stare attenti che ad esempio se è una specifica il mio sistema di controllo sia in grado di mantenere il ripple al di sotto di quel valore. Come faccio? Lasciando stare l'equazione, qua l'equazione possiamo vedere, le svisceriamo, non è un problema perché l'approccio analitico, quello rigoroso, comunque avete capito come si può affrontare. Ma affrontiamo il problema invece di un'applicazione in cui vado a misurare con un oscilloscopio, faccio una simulazione e vedo che il ripple della corrente, cioè la variazione della corrente, è troppo elevato. E quindi se il ripple è elevato devo fare in modo, la mia specifica invece prevede che il ripple sia più basso, devo fare qualcosa. Questo è un problema che si verifica tantissimo. Si verifica tantissimo perché prendo un convertitore, programmo il convertitore senza la necessità di realizzarlo, non è detto che voglio realizzare il convertitore, lo potete anche comprare, lo comprate, lo mettete nella vostra linea produttiva, vedete che ad esempio il motore è troppo rumoroso. Il motore troppo rumoroso significa che ci va una corrente troppo rumorosa, troppo sporca, quindi ci sono delle armoniche di corrente che si trasformano in armoniche di coppia, significa vibrazioni, rumore. A quel punto devo fare in modo di diminuire questo ripple. Quali sono secondo voi i metodi che posso seguire per diminuire il ripple? Cosa posso fare per cercare di rendere questa variazione più piccola? Ci sono diversi metodi. Un metodo l'avevamo già citato, vi ricordate, in una delle passate lezioni. Qual è? Che però posso perseguire fino a un certo punto ed è la prima cosa che mi conviene fare quando mi si verifica un problema del genere. Allora, se ho una corrente che mi fa in questo modo, no? Perché ho ad esempio un tempo, mio tempo di modulazione, sulla base del mio tempo di modulazione la variazione della corrente è questa qui, questo è il mio delta I, che ovviamente è la variazione in assoluto della corrente e la metà sarà rispetto al valore medio. Se per me questo delta I è troppo grosso, cosa posso fare per diminuirlo? Che posso fare? Non è che ci sono troppe strade, forse ho un paio di alternative. La prima a cui si può pensare qual è? L'abbiamo già citata. Forse non mi preoccupare, non si sente, mi sento solo io, non mi sento solo. Che posso fare per diminuire questo ritmo? Diminuire il tempo di... Esatto. La prima cosa, il tempo di modulazione, se io lo riduco, vi ricordate? Cioè se aumento la frequenza di commutazione, quindi anziché avere questo come tempo di modulazione, io ad esempio ho esattamente la metà, io diminuisco l'escursione della corrente, vedete la corrente farà così, aumentando la frequenza, diminuendo il tempo di modulazione, la corrente mi scappa meno, cioè io riesco a tenere la corrente imbrigliata all'interno di un intervallo più piccolo rispetto a quello originale. E così via, aumentando molto la frequenza di commutazione, diminuendo il tempo di modulazione, io riesco ad avere alla fine una corrente quasi costante, qualora riuscissi ad andare a una frequenza infinita. Va bene? Dov'è il limite? Dove il limite oltre cui non posso andare? A che cosa è legato? È legato alla massima frequenza di commutazione del dispositivo. Vi ricordate, abbiamo detto che il dispositivo, che l'avete visto anche in laboratorio, quando commuta, quindi quando cambia lo stato, aperto, chiuso,
è sede di perdite, sono perdite di commutazione. Quindi ogni volta che cambia stato, all'interno dell'interruttore si genera una piccola energia, o meglio, una parte dell'energia si trasforma in energia termica, ok? E quindi in potenza dispersa, se lo vado a valutare nel tempo. Quindi significa che quell'energia termica mi va a riscaldare il mio interruttore. Se aumento, vi ricordate, il numero di commutazioni e vado a fare l'integrale nel tempo di quei picchi di potenza che si generano ognuno durante una commutazione, quindi se aumento quei picchi, ne vado a fare l'integrale, aumenta l'energia dispersa, quindi significa che aumenta il calore che si sviluppa all'interno dell'interruttore, quindi significa che aumenta la temperatura dell'interruttore. Il valore di frequenza nominale del dispositivo è proprio per darmi un'indicazione del limite oltre cui non posso andare. Quindi ci sarà un limite oltre cui non posso andare perché troppe commutazioni mi generano una energia termica troppo elevata che il mio dispositivo non riesce a smaltire. Lo faccio, lo aiuto con il dissipatore. Non so se avete visto l'altra volta un po' di dissipatori, poi vi facciamo vedere. Il dissipatore mi permette di favorire questo scambio termico con l'esterno, ma il problema è che poiché si genera il calore all'interno di una piccolissima superficie, avete visto che è piccolo il dispositivo, penso che abbiate visto sia un MOSFET che un IGBT, ma sono piccolissimi e sono comunque in grado di lavorare con potenze abbastanza elevate. Quindi se un po' di energia termica si disperde lì, io poi ovviamente l'energia termica ha bisogno del tempo per disperdersi nell'ambiente, ma se genero troppa energia termica a quel punto, anche se ci metto un dissipatore enorme, non c'è la possibilità da parte di quella piccola superficie di disperdere quel calore, quindi la temperatura aumenta e aumentando la temperatura ovviamente distruggo il mio interruttore, per cui ci sono dei limiti al di sopra del quale non posso andare, va bene? Significa che fissato il mio valore massimo di frequenza di commutazione, se io sto montando su un banco, su un processo, un convertitore, questo vale per il chopper, vale per l'inverter, vale per tutti i tipi di convertitore, e vedo che il requisito qualitativo, il ripple di corrente non è rispettato, la prima cosa che devo fare, perché è quella che mi costa meno, se vogliamo, è andare a verificare che il mio convertitore e i miei dispositivi stiano lavorando alla frequenza massima, perché può capitare anche che i dispositivi stiano lavorando alla frequenza più bassa. E guardate che la frequenza di commutazione è un parametro che voi potete variare anche nei convertitori industriali. Quelli che comprate, installate, uno dei parametri con cui andate a programmare il convertitore è proprio la frequenza di commutazione. Cioè vi si dà la possibilità di andare a scegliere quale frequenza, ovviamente all'interno di un intervallo, quale frequenza di commutazione potete andare a utilizzare. Perché dipende dal carico che avete, dipende dalle condizioni operative. Quindi la prima cosa da fare, non è soddisfatto il requisito qualitativo, vedete sul vostro convertitore se l'avete comprato o nel caso in cui l'abbiate progettato andate a vedere come avete programmato il sistema di controllo, verificate se siete al limite massimo già della frequenza di commutazione, perché questo alla fine è una cosa gestibile dal convertitore senza aggiungere altre cose. Nell'ipotesi in cui facciate questa verifica e già siete nelle condizioni massime, che cosa altro posso fare? Quindi se ritorno nella mia condizione in cui il ripple è quello che è, ma sono già nella condizione massima di frequenza di commutazione, che altro posso fare? Quindi immaginiamo che questo sia l'andamento della corrente, io il tempo di modulazione non lo posso toccare, non lo posso ridurre, perché sono già al limite massimo della frequenza di commutazione, che è l'inverso, a cui posso mirare. E allora a questo punto, se io voglio diminuire questo ripple, che posso fare? Quindi, questo è il mio ripple, lo devo diminuire, non va bene come sto generando la mia corrente e quindi ho la necessità di diminuirlo. Come posso fare per diminuirlo? Quindi significa che sul convertitore più di quello non posso fare. Questo ripple
Parte l'equazione, noi abbiamo risolto delle equazioni, abbiamo visto che il dei su dt dipende da una serie di cose. Ok? Allora, cosa posso fare per diminuire questo ritmo? Ricordate che dietro le equazioni c'è sempre un ragionamento, cioè un principio fisico che io vado a descrivere. Nella soluzione dell'equazione differenziale, ricordate che cosa abbiamo scritto? L di su dt più R per I uguale a V con I o V con I meno E, quello che sia. E questa è l'equazione che abbiamo utilizzato poi per ricavare l'andamento della corrente. Quindi significa che il mio problema qual è? È la pendenza, no? Della corrente. Perché più la corrente è pendente, o meglio, più è ripida la pendenza della corrente, più a parità di tempo di modulazione, vi trovate che ripple è elevato. Quindi ad esempio a parità di t con m, se questa corrente ha una derivata più ripida, io ottengo questo. Vi trovate su questo, no? Quindi significa che il ripple, oltre che dal tempo di modulazione, dipende dalla pendenza della corrente, quindi dalla derivata della corrente. Per cui significa che se mi trovo nelle condizioni in cui il ripple è troppo elevato, significa ovviamente che T con M non lo posso stringere, ma significa che su quel T con M la pendenza della corrente è talmente ripida che la corrente scappa subito, se ne va a valori altissimi. E da cosa dipende la derivata della corrente? E lo vediamo da qui. Se io vado a ricavare dei su dt, questa cosa è uguale a v con i meno e diviso l meno r su l per i. Cominciamo a dare i numeri perché dobbiamo pure capire, l'ingegnere per una cosa del genere deve dare un'idea di massima di qual è la soluzione. Allora, qui abbiamo derivata della corrente nel tempo, è il mio problema. Cioè significa che la derivata è troppo elevata, troppo ripida, okay? Troppo grosso questo numero. Da che cosa dipende? Allora, qui ho tensione diviso induttanza. Quali sono i valori delle induttanze di un motore elettrico, di una rete elettrica? Un ordine di grandezza. Un numero. In R. 100 R, 1 R, 10 milli R, almeno un ordine di grandezza. Non lo sapete dare? 1000 milliardi e poi aumenta. Me lo sapete dire? Non avete mai fatto un esercizio sulle reti, sui motori e vi è stato detto questo è il valore dell'induttanza di questa rete, di questo motore? Un valore dovete sempre, un riferimento lo dovete sempre fissare in testa, come quando voglio dire quanto è lunga sta stanza, io devo capire quant'è il metro occhio per capire quanto può essere lunga questa stanza. Un valore di riferimento quant'è? Milliardi, ordine di milliardi, va bene? Teneteli a mente questi numeri, perché quando voi fate delle considerazioni del genere, qua stiamo parlando di una cosa pratica, non stiamo parlando di teoria. Allora, qui abbiamo qualche milliardi è una cosa che abbraccia reti, motori, un po' tutto. Allora, ho una tensione diviso qualche milliardi e poi c'ho R diviso L per I. Allora, già quando faccio il confronto la corrente rispetto alla tensione, ora lasciamo stare, qui c'è una forza elettromotrice, immaginiamo che non ci sia questa E, sto paragonando una tensione diviso l'induttanza, che è un valore grosso, va bene? Ci vado a togliere R diviso L per I, questo è sicuramente molto più piccolo della tensione. In realtà se devo fare una valutazione approssimativa, io posso anche dire che è circa pari alla tensione diviso l'induttanza. Cominciamo a dire questo. Per avere un'idea di massima di quant'è la derivata della corrente quando devo fare la stima di un ripple, è ovvio che una cosa rigorosa sarebbe questa, ma noi non stiamo facendo una cosa rigorosa. Stiamo dicendo questa strada per me è lunga 500 metri, quindi stiamo dando un'idea di massima, va bene? Per avere un'idea di massima io posso fare tranquillamente il rapporto tra la tensione e l'induttanza. A questo punto vi ripeto la domanda.
se non posso agire su questo, no? Perché posso dire, ok, allora il delta I sul delta T, linearizzazione, è circa pari al rapporto fra la tensione e l'induttanza. E questo non lo posso aumentare, perché io sto cercando di minimizzare, devo cercare di tenere quanto più piccolo possibile il T con M per non farmi scappare la tensione. Quindi la derivata di I su delta T, da cosa dipende? Quindi fissato il fatto che ho quello come intervallo, la derivata delta I su delta T, da che cosa dipende? O meglio, il rapporto incrementale, che poi diventa un limite del rapporto incrementale per delta T che tende a zero, quando diventa una derivata. Da che cosa dipende? Dalla tensione e dall'induttanza. Allora, la tensione la posso cambiare? Come faccio a cambiare la tensione? Una batteria, questi sono sistemi a tensione impressa, quindi non la posso cambiare la tensione. E che posso cambiare allora? Induttanza. Cioè, se io vado, ovviamente non posso togliere l'induttanza, perché se immaginiamo che quello è un motore, non è che vado dentro al motore, lo modifico e vado a diminuire l'induttanza, anche perché, scusate il termine, sarebbe pure fesso, perché se vado a diminuire l'induttanza, peggioro il problema, ok? Ma la posso aumentare l'induttanza. Se aumento l'induttanza cosa fa? Abbiamo detto che l'induttanza si oppone, è riluttante alle variazioni di corrente. Quindi sia che se io ci metto una bella induttanza grossa, qual è l'effetto che ottengo sulla corrente? Una spiana la corrente. Se io ci metto una grossissima induttanza, quella si oppone alle variazioni di corrente, quindi tende a mantenermi la corrente quanto più costante. Quindi se in luogo della semplice induttanza sul carico, in serie al carico, ci vado a mettere un'induttanza addizionale, quello che ottengo è proprio una diminuzione del ripple. Perché? Se non riesco a diminuire, perché non riesco a diminuire il T con M, il valore del ripple, diminuisco la sua derivata. Mi trovate? Se abbasso la derivata, diminuisce il ripple. Certo che diminuisce il ripple. Quindi, più elevata l'induttanza che ci vado ad aggiungere, e più il ripple diventa piccolo. E infatti è quello che si fa. Quando ho un problema di ripple di corrente troppo elevato per quanto riguarda ad esempio un convertitore DC-DC, poi lo vedremo declinato sull'inverter, su tutti i tipi di convertitori che faremo. Quando ho un problema di ripple elevato, allora la prima cosa che devo fare è vedere la frequenza di commutazione. E al massimo no, la sparo al massimo. La metto al massimo. Ho risolto il problema del ripple? Ancora no. La seconda cosa che posso e devo fare è mettere un'induttanza in serie. Ok? Quindi il carico, cioè il mio convertitore, il mio carico in serie, ci vado a mettere un'induttanza. Per quale motivo si preferisce prima andare sulla frequenza di commutazione e poi sull'induttanza? Quali sono? Se io ve l'ho detto in quest'ordine, è ovvio che c'è una preferenza dell'uno rispetto all'altro. Perché è meglio quando posso andare ad agire sulla frequenza di commutazione? Quali sono gli inconvenienti nel dover mettere un'induttanza in serie al carico? È una cosa che si fa, noi ad esempio lo facciamo, non so se avete visto il laboratorio, abbiamo sempre quel plotter a due assi, quel manipolatore a due assi, non so se l'avete visto vicino alla stazione DLC. Quello ha due piccoli motori in DC. I motori sono micromotori, ma in realtà riescono a cacciare pure abbastanza numero discreto di watt, con cui ci movimentiamo due viti senza fine. Il problema di quei motori è che hanno una costante di tempo elettrica piccolissima, quindi quando li vado a modulare con il chopper che facciamo noi in laboratorio, c'è un ripple di corrente elevato. Per risolvere questo problema ci abbiamo messo l'induttanza in serie. Quindi fra il motore e il convertitore vedete che c'è una bobina, c'è l'induttanza. Però qual è il problema, a vostro avviso, di adottare una soluzione del genere? È ovvio che se ve l'ho dato in quest'ordine capite che c'è una preferenza dell'uno rispetto all'altro. Quali possono essere secondo voi i problemi legati alla presenza di un'induttanza? Un po' di interazione. Ho detto anche se immaginate di una fesseria, non fa niente. Però può essere una base per discuterne. Cosa potrebbe essere secondo voi?
un problema legato al fatto di dover aggiungere un'induttanza in serie al carico. Com'è? L'impedenza cambia perché lo voglio io, in modo che si spianga, però un problema legato alla variazione di impedenza in generale comunque c'è, e adesso lo vediamo. C'è una variazione di impedenza perché è quello proprio che voglio ottenere, cioè voglio che il mio convertitore veda un'impedenza diversa, quindi un'induttanza maggiore per diminuire la pendenza. Le induttanze, quella che vedete là dentro, è un'induttanza di piccola potenza, un toretto così. Quando sto parlando di impianti grossi, poi ve le faccio vedere quali sono le induttanze che si usano. Cominciano a essere dei barilotti così grossi, quando aumento la potenza dei cassoni così grandi, cioè c'è un problema di innanzitutto peso ingombro che io devo prevedere all'interno del mio sistema, di costo, le induttanze costano, sono anche complicate da gestire, non sempre quando sto parlando di alta potenza c'è il problema dell'induttanza, ricordate è un parametro passivo, quindi è sede di perdite, come il trasformatore, alla fine il trasformatore non ha avuto induttanza. Sapete tutti i problemi legati al riscaldamento del trasformatore, al suo raffreddamento? E quella è un'induttanza, è tipo il trasformatore. Alla fine è sede di perdite, quindi si genera calore, ok? Quindi è difficile da gestire, per cui ci sono tutti dei problemi. I costi aumentano, perché costano, l'induttanza costano. Allora, a livello di perdite, in realtà, anche con l'aumento della frequenza di commutazione, aumentano le perdite, li trovate? Certo, perché se io vado a diminuire i picchi durante i quali si ha una dispersione di energia sotto forma di energia termica, significa che quando aumento la frequenza di commutazione sto aumentando le perdite. Per questo il costruttore del vostro convertitore vi dice scegli tu, io non te la metto al massimo la frequenza di commutazione, io te la metto a un valore medio, poi in funzione del carico che stai alimentando e quindi della pendenza reale che hai, ti fai tu i conti e decidi se vuoi aumentare la frequenza rispetto al valore che ho preimpostato o addirittura diminuirla, ma dipende da te, dalle tue condizioni operative. Ma bisogna essere consapevoli che se io aumento la frequenza rispetto a quel valore, sto aumentando le perdite, quindi il rendimento del sistema sta diminuendo. Quindi le perdite aumentano sia che io aumenti la frequenza di commutazione, sia per il fatto che aggiungo un'induttanza, quindi non è che un metodo è dissipativo e l'altro no. Poi mi posso fare i conti da bravo ingegnere e dire se posso scegliere tutte e due, allora valuto quale dei due perde di meno. Questa è una valutazione che posso fare a livello analitico. Ma comunque sono tutte e due metodi di diminuzione del ripple di tipo dissipativo, cioè significa che diminuisco il ripple a fronte di un aumento delle perdite. Va bene? Quindi le perdite ce le ho in tutti e due i casi, poi in un caso può essere maggiore, in un caso minore mi devo fare i conti. In linea di principio non posso dire che uno sia migliore dell'altro, mi devo fare i conti perché dipende dai parametri. Il problema legato all'induttanza è che ingombra, è un qualcosa che io devo aggiungere al mio sistema, ha sedi di perdite, mi costa, ha i costi di manutenzione e così via. Ma in relazione al fatto che io sto cambiando anche l'impedenza, quindi sto cambiando la costante di tempo elettrica, che in questo caso mi giova, ma dov'è che può essere un problema il fatto che io stia aumentando di tanto la costante di tempo elettrica? Vi faccio il caso del motorino con cui abbiamo azionato il manipolatore. Quel motorino ha dei fortissimi transitori, perché io il manipolatore devo fare in modo che i due motorini abbiano dei cicli di lavoro fortemente variabili, cioè la velocità e la coppia di quei motori cambiano moltissimo nel tempo, quindi significa che la richiesta di corrente verso quei motori ha dei transitori molto spinti. Se io ci metto un'induttanza, io sto di fatto limitando la prestazione dinamica di quel convertitore, cioè la possibilità di cambiare repentinamente la corrente, che per il ripple, quindi al regime stazionario, è un vantaggio. Ma se io a un certo punto da questo valore medio devo arrivare a un valore medio nettamente più alto, se io ci ho messo una grossa induttanza e mo ci arrivo a quel valore nuovo di regime, quindi se io devo andare ad esempio a quest'altro valore di regime e ho abbattuto molto la pendenza,
Nel caso precedente, vedete, io ci arrivavo subito, dopo un paio di cicli ci potevo arrivare subito. Nel caso invece in cui ho abbattuto di molto la pendenza perché ho necessità di diminuire il ripo, e quando ci arrivo? Ci metto molto più tempo. Quindi ho il vantaggio di abbattere il ripple, ma d'altro canto limito tantissimo la dinamica che può avere il mio carico. Quindi vedete, questo è il problema che hanno gli ingegneri. Non c'è mai una soluzione a tutto. Caso per caso devo analizzare il sistema e vedere qual è la migliore soluzione. Posso anche dire, guarda, nel momento in cui tu devi alimentare un carico fortemente variabile, hai necessità di avere dei grossi transitori, io quel ripple di corrente non lo riesco a garantire così basso, perché quel ripple di corrente basso significa abbattere le dinamiche, e quindi seppur tu rientri nel parametro qualitativo, esci completamente fuori dal parametro della performance che tu stai chiedendo al tuo sistema. Per cui devi al massimo bilanciare le cose, esci fuori da un parametro per entrare un po' più nell'altro. Quindi vedete, non c'è una risposta in generale, però voi dovete avere gli strumenti caso per caso per poter stabilire, ok, qui ho un caso di qualità della forma d'onda in uscita, posso agire in questo modo, ma attenzione, come sulla frequenza di commutazione non posso salire tanto perché ci sono le perdite e si rompe l'interruttore, sulle induttanze, pure se ho a disposizione la credibilità del mio datore di lavoro che mi dice ma compra l'induttanza che vuoi, se tu dici che va bene spendi tutti i soldi che vuoi, ci mettete una bobina enorme e se poi avete bisogno di cambiare il valore al regime della corrente, il vostro azionamento, ad esempio convertitore più motore, vi seguirà con costanti tempo all'ordine dei minuti, che non sono poi compatibili in quel caso con il processo. Va bene? Per cui è importante, fissatevi i numeri, fissatevi i criteri e quando fare o meno poter adottare delle ipotesi semplificative che vi permettono, vedete, di fare analisi molto più spedite, molto più veloci di quello che è il contesto operativo in cui state lavorando. Tornando alla parte di conduzione continua o discontinua, diciamo i discorsi fatti per la conduzione continua si ribaltano abbastanza facilmente anche sulla conduzione discontinua. Sulla conduzione discontinua la differenza rispetto alla trattazione che abbiamo visto nel caso di conduzione continua è forse più semplice. Perché? Perché innanzitutto parto sempre nel caso di conduzione discontinua da un valore di corrente che è pari a zero, proprio perché sono in conduzione discontinua significa che all'intervallo precedente io comunque sono andato a zero con la corrente e quindi nell'intervallo successivo parto comunque da una corrente nulla, va bene? L'andamento della corrente può essere questo: parto da zero, ho un incremento di corrente. L'equazione differenziale a cui faccio riferimento è esattamente quella che ho utilizzato nel caso di conduzione continua, con la differenza che poi quando vado a particolarizzare per il valore I con 1, I la corrente all'inizio dell'intervallo di campionamento uguale al valore della corrente iniziale, quel valore va a 0, quindi rispetto alla trattazione precedente questo termine va a 0, no? Perché parto proprio dalla condizione I con 1 uguale a 0. Quindi l'equazione che ne viene fuori è questa, che è semplificata rispetto all'equazione di prima, ho solo il termine che dipende dalla tensione con l'esponenziale e significa che avrò un andamento di corrente di questo genere che crescerà, arriverà a un certo valore, per Kt con S sarà il valore I con 2, quindi esattamente la stessa equazione differenziale. Risolvo l'equazione differenziale nel secondo intervallo, 1 meno kt con s, e quello che viene fuori sarà un'equazione del tutto uguale a quella che avevo nel caso precedente, perché in questo caso il valore iniziale è diverso da 0. Quindi vedete, l'equazione differenziale diciamo nell'ipotesi di apertura dell'interruttore è esattamente identica a quella di conduzione continua. La differenza sta in che cosa? Che a un certo punto, e probabilmente prima del termine dell'intervallo, la corrente se ne va a zero. Allora, come faccio a stabilire? Vedremo
l'ho accennato la volta scorsa, che ci sono delle condizioni per le quali è preferibile non andare in conduzione discontinua, perché c'è una maggiore distorsione della corrente, qui c'è il clamping di corrente, la corrente può rimanere per un bel intervallo di tempo nulla, quindi significa che sto disaccoppiando elettricamente l'alimentazione dal carico, che in alcuni casi mi può creare notevoli problemi, o comunque ho una distorsione maggiore della corrente. Se ad esempio volessi evitare la conduzione discontinua, quindi voglio decidere non ci voglio andare, per cui voglio regolare in modo tale che non vada in conduzione discontinua, la cosa che devo fare nella fase di modellazione e analisi del sistema, devo andare a individuare quando questo tempo T-star, che vedete il tempo è l'istante in cui la corrente nella fase di off intercetta I uguale a 0, se questo intervallo cade dopo o cade prima 1 meno K T con S, perché se cade dopo sto in conduzione continua, se cade prima sto in conduzione discontinua, se cade esattamente al valore del tempo di modulazione significa che sto al limite tra conduzione continua e discontinua. Allora, come faccio a calcolare questo tempo? Ma la cosa è abbastanza semplice, perché prendo l'evoluzione della corrente nel secondo intervallo, l'evoluzione della corrente nel secondo intervallo è la soluzione dell'equazione differenziale che abbiamo già visto. E cioè I con 2 di t è uguale a I con 2, che è il valore all'inizio della fase di off, per E alla meno t su tau, meno E diviso R per 1 meno E alla meno t su tau. Questo è, diciamo, l'andamento della corrente nel secondo intervallo, nell'intervallo di off. Allora, vado a calcolare I con 2 di t proprio per t uguale a t star. E in questo punto la corrente sarà uguale a 0. Quindi questo devo imporre. Per t uguale a t star la corrente è uguale a 0. Devo calcolare il t star e lo devo confrontare con il mio tempo di modulazione. Per calcolarlo che cosa faccio? Particolarizzo l'equazione per t uguale a t star e quindi scrivo I con 2 per E alla meno t star su tau meno E diviso R per 1 meno E alla meno t star su tau. Tutto questo è uguale a 0. Va bene? È uguale a 0 perché ho intercettato il valore 0 delle corrente. Vado a risolvere I con 2 più E diviso R per E alla meno T star su tau uguale a E diviso R e a questo punto mi risolvo questa equazione. L'equazione è abbastanza semplice da risolvere, cancello la prima riga. Posso scrivere E alla meno T star su tau uguale a E diviso R diviso I con 2 più E diviso R. Per ricavare T star che devo fare? Passo i logaritmi, no? Logaritmo naturale. A volte torno. E quindi posso scrivere logaritmo naturale di E alla meno T star su tau uguale a logaritmo naturale di E su R diviso I con 2 più E su R. A questo punto, sapete, questo lo posso portare fuori dal logaritmo, visto che è l'esponente del logaritmo, e quindi posso scrivere meno T star su tau, logaritmo in base E di E è 1, uguale al logaritmo naturale di E su R diviso I con 2 più E su R. Poiché questo è negativo, riporto il segno qua e inverto numeratore e denominatore, per cui posso scrivere che T star è uguale a che cosa? A tau, ricordate la costante di tempo elettrica, L su R,
per logaritmo naturale di che cosa? Di I con 2 più E diviso R diviso E diviso R. E questo è il valore di T star, che vedete è funzione della costante di tempo elettrica, dei valori della corrente ovviamente durante la modulazione, della tensione, la controforza elettromotrice se c'è, della resistenza. Quindi significa che io in questo modo riesco a ricavare l'istante in cui nella fase di off la corrente se ne va a zero. E a questo punto basterà confrontare questo valore di T star con il mio tempo di modulazione. E quindi capire se mi trovo in conduzione continua, discontinua, se mi trovo... Perché non basta dire banalmente, io vado a controllare la corrente all'inizio dell'intervallo. Se all'inizio dell'intervallo la corrente è uguale a zero, io so già che bene o male sto in conduzione continua o discontinua. Se è uguale a zero sto in conduzione discontinua. Se è diversa da zero la corrente all'inizio dell'intervallo, sto in conduzione continua. Ok, però il fatto che la corrente sia proprio uguale a zero non mi fa capire se mi trovo ad esempio nella condizione limite, per la quale basta un pochetto e posso ad esempio ancora lavorare oppure riportarmi in conduzione continua, oppure se questo T star è molto più piccolo, se ad esempio capita qui, significa che sto molto all'interno della condizione operativa di conduzione discontinua, e quindi significa che la corrente avrà una grossa distorsione, che ci sarà un ampio intervallo durante il quale la corrente rimane a zero. Quindi la valutazione del tempo in cui la corrente se ne va a zero confrontata con il mio tempo di modulazione mi fa capire se mi trovo effettivamente al limite fra la conduzione continua e discontinua, e se mi trovo in conduzione discontinua qual è il valore di sottointervallo durante il quale la corrente è uguale a zero. Va bene? Sono tutte informazioni che a livello di progetto, a livello di analisi di sistema, sono importanti perché poi mi caratterizzano il funzionamento del convertitore. Allora, dovete capire che questi sono dei convertitori a tensione impressa, cioè significa che io ho la tensione in ingresso che è quella, attraverso la modulazione opero una parzializzazione della tensione, ma la corrente dipende dal carico. Ok, quindi tutto ciò che faccio in termini di modulazione sulla tensione mi fanno capire qual è il valore medio, ma la corrente non dipende poi solo dalla modulazione, mi dipende da tutto ciò che è collegato al mio convertitore, quindi dal carico. Per questo non si può dire a priori né il ripple di corrente quanto sarà, né se sono in conduzione continua o discontinua, non posso dire nulla se prendo solo il convertitore. Il convertitore collegato al carico, forzamento di tensione, impedenza, mi dicono quale sarà la corrente, come evolve la corrente, che tipo, che faccia c'ha la corrente, che ripple c'ha la corrente. Se io non so queste informazioni, quindi oltre alle informazioni sul convertitore, non conosco quello del carico, io posso semplicemente dire quale sarà il forzamento, non posso dire nulla della corrente. Questi non sono generatori, fra virgolette, di corrente. Sono generatori, sempre tra virgolette, non ideali, tanto meno ideali, di tensione, per cui la corrente dipenderà dall'impedenza che ci collego. Va bene? Come quando avete una batteria, la batteria da 10 volt, 12 volt, e beh, è quella, ok? Ma che corrente mi caccia? Dipende da quello che ci mettete alla batteria. E qui è la stessa cosa, soltanto anziché parlare di valori costanti, stiamo parlando di valori medi della tensione. Quindi è come una batteria che non è costante, ha una sua modulazione, e faccio riferimento al valore medio, non al valore istantaneo della batteria. È esattamente lo stesso discorso. Quindi attenzione, quando caratterizzate il funzionamento di un dispositivo come questo, ed è un dispositivo che ha un forzamento in tensione, infatti si chiamano convertitori a tensione impressa, perché io sto ipotizzando, che qui ci sia una tensione costante, che non mi cambia. Qualora mi cambiasse la tensione, quando vado a fare l'equazione differenziale, questo sarebbe dipendente dal tempo, quindi si complica molto di più il modello, diventa un modello non lineare. Ma io sto facendo un'ipotesi in cui per me quello è il forzamento, c'è una batteria, una bella batteria che è stabilizzata a livello di tensione, oppure c'è una rete elettrica a potenza prevalente, cioè significa che a prescindere dal carico uno la perturbo la rete che c'è a monte, e quindi posso essere sicuro solo a tensione impressa.
cioè la tensione è quella, la vado a modulare, quello che capita alla corrente dipende anche e soprattutto dal carico che ci collego. Va bene? Ve lo ripeterò alle infinite volte. Questo è il motivo per il quale quando andate a programmare un convertitore industriale, uno potrebbe dire, ma perché mi fai scegliere a me la frequenza di commutazione? La scelgo io perché chi produce il convertitore non lo sa che tipo di carico ci metto. Vi può mettere delle limitazioni sulla corrente massima che può uscire da quel convertitore. Ma a livello qualitativo, quando fate l'accoppiamento convertitore più carico, allora ci sono tutta un'altra serie di considerazioni e di programmazioni da fare su quel convertitore. Guardate, capita spessissimo che quando andate a operare su un quadro industriale dove ci sono convertitori, DC-DC, inverter, eccetera, troviate i parametri del convertitore completamente sballati, perché molto probabilmente la programmazione è stata fatta da chi non conosceva bene il sistema. Sono cose banali che però fanno parte del know-how di un ingegnere. Chi è un operatore che sa solo che cambiando i pulsanti ottengo qualche variazione, ok, ma funziona così. Come ad esempio molte stupidaggini si fanno quando si vanno a cambiare i parametri dinamici di un processo. Voi avete fatto, questo qua lo approfondirete ad azionamenti, ma avete fatto il controllo dei sistemi dinamici. Un altro dei problemi che capita, un altro dei problemi che capita, ho un processo industriale lento o poco preciso o quello che sia. Che faccio? Cambio tutto il processo? No, perché devo sempre capire se io posso intervenire in maniera poco invasiva sul processo industriale. Allora, se vedo che ad esempio il processo è lento, faccio una lavorazione e durante questa lavorazione, che ne so, il motore ha una dinamica troppo lenta, quindi a fronte di un gradino del mio riferimento, una posizione, un servo azionamento, devo spostare una cosa con un manipolatore da una parte all'altra, lo faccio troppo lentamente, oppure lo faccio lentamente e poi arrivo al target con un errore, dove vado a intervenire? Si va a intervenire sui parametri dinamici del mio controllo, che alla fine sono i regolatori, i famosi regolatori proporzionali, integrale, derivativo, che voi avete fatto, alla fine sono quelli basilari per andare a configurare le dinamiche di un processo. C'è un errore alla fine troppo grande che si ha dopo che si è smaltito il transitore? È l'integrale. Probabilmente chi è andato a programmare quel convertitore sul, perché il controllo sta dentro il convertitore, voi vedrete il convertitore dove c'è dentro anche la sezione di controllo di tutto il processo. Probabilmente chi l'ha andato a programmare non sapeva che se avete un errore a regime troppo grande dovete andare a aumentare un po' la parte integrale, oppure avete una sovraelongazione, dovete bilanciare il proporzionale e l'integrale, a prescindere dalle equazioni, dalle analisi eccetera. Però voi già sapete qual è il target su cui dovete andare ad operare per avere una determinata risposta. Troppo veloce perché c'è una sovraelongazione, state posizionando un mandrino che si ficca dentro il pezzo e poi riesce, perché significa che c'è un transitore del secondo ordine, dovete abbattere un po' la dinamica andando a diminuire un po' il proporzionale e agendo sull'integrale per far sì che abbia un andamento del primo ordine, quindi abbia una traiettoria veloce in avvicinamento, ma poi che non faccia, immaginate un cilindro con un taglio che io vado a operare sulla superficie, se quando vado ad avvicinare questo ha un transitore del secondo ordine, sia che si conficca in mezzo e poi riesce, quindi significa che ho deformato il cilindro. Quindi per avere la lavorazione giusta, ma anche per velocità, io devo cercare di arrivare quasi al limite fra il primo e il secondo ordine, non lo devo mandare al secondo ordine perché sennò ho compenetrazione nel cilindro che sto lavorando. Deve essere un primo ordine veloce, ma poi deve andare asintoticamente alla condizione di regime. E questo si fa andando a cambiare i parametri, quindi la possibilità di andare a cambiare i parametri in funzione dell'obiettivo, che siano parametri dinamici e quindi regolatori, PID, o parametri tipo elettrici, qualitativi, quindi frequenza di commutazione, ripple di corrente e così via, sono prerogative di un ingegnere. Quindi molto spesso invece, poiché sono cose fatte da non ingegneri che prendono il manuale e cominciano a programmare, si fanno tantissimi errori. Però l'approccio vostro deve essere questo, l'approccio di sistema.
non troverete da nessuna parte, su nessun manuale, la risposta a un certo target, a un certo problema. Ci possono essere delle indicazioni, ma voi, sapendo che c'è dietro quelle scatole nere, riuscite a capire dove intervenire per risolvere il problema. Però la cosa importante, a parte l'esperienza, poi l'esperienza ve l'acquisite con le esercitazioni, ve l'acquisite facendo qualche esperienza, qualche tirocina, eccetera. Ma fissate i numeri devono essere dei riferimenti per voi. Cioè, quando andate ad approcciare un problema, i numeri ve li dovete fissare. Le costanti di tempo elettriche, le resistenze, le induttanze, i parametri anche meccanici. Voi siete ingegneri industriali, quindi voi vi interfacciate al mondo meccanico. Le inerzie, le costanti di tempo meccaniche sono tutti i valori che voi dovete cominciare ad acquisire, dovete cominciare ad acquisire la sensibilità al numero, al valore, per poter poi affrontare meglio un problema e risolvere un problema. Facciamo un altro quarto d'ora o volete fare una pausa? Andiamo avanti, ce la fate. Allora, in quest'ultima parte faremo il pezzo che ci manca al convertitore DC-DC. Perché? Abbiamo visto che il convertitore DC-DC step down è un convertitore che mi permette di andare dalla tensione con l'ingresso, variando il valore medio, fino a zero. Va bene? Ma se io ho la necessità di aumentare il valore di tensione, quindi ho il problema che sul carico devo avere una tensione, valore medio, quello che sia, ma superiore alla tensione di ingresso, sicuramente la configurazione che vi ho fatto vedere prima non va bene, perché quella ha quel limite da zero alla tensione di ingresso. Quando devo andare oltre, posso usare qualcosa di diverso. Posso usare questo tipo di circuito che adesso vedremo, poi lo analizzeremo e lo vedremo, che è il convertitore di tipo step up, innalzatore, cioè un convertitore che mi consente di avere in uscita un valore medio della tensione maggiore di quello in ingresso. Come è fatto? È ovvio che se devo avere una tensione maggiore, questa tensione da qualche parte deve uscire all'interno del mio circuito, perché non me la dà sicuramente solo l'alimentazione. E allora cosa posso sfruttare? Posso sfruttare proprio le caratteristiche dell'induttanza, e in questo modo le sfrutto in questo modo. Quindi in ingresso io ho la mia tensione Q con I, batteria, raddrizzatore, tensione stabilizzata, la mia tensione impressa è questa qui, che è una tensione che considero costante. In serie ci metto un'induttanza L. Attenzione, questo non è un carico, è l'induttanza che sta dentro il convertitore, quindi significa che il convertitore step up ha un'induttanza dentro, ok? Non la confondiamo con quell'altra induttanza che sta sul carico, va bene? Quindi inserisco un'induttanza in serie all'alimentazione. Poi che cosa faccio? Ci metto un bel interruttore in parallelo, quindi metto un interruttore in parallelo all'alimentazione e ci metto questa induttanza in mezzo. Capite già, ancora non è finito, ma capite già che senza questa induttanza avrei fatto una grossa fesseria, perché ho messo un interruttore in questa direzione che quando è chiuso e polarizzato direttamente ho messo in corto l'alimentazione. Mi trovate? Ma c'è questa induttanza, cioè l'induttanza che di fatto, essendo un'impedenza, mi limita la corrente che circola nel momento in cui vado a chiudere questo interruttore. Poi che cosa faccio? Ci metto il mio diodo onnipresente. Questo diodo ci va perché devo evitare che mi si vada a richiudere una corrente dal carico sull'interruttore. Il carico per me è rappresentato da una capacità e un qualsiasi carico RL, quello che sia, va bene? Però metto in parallelo al carico una capacità bella grossa. Questa capacità, quindi il valore C è un valore abbastanza grande, si mettono dei banchi di capacità in uscita, servono a stabilizzare la tensione
e quindi a tenermela a valori costanti durante anche la modulazione. Allora capite bene che questa induttanza, a prescindere da come funzioni il mio convertitore, questa induttanza innanzitutto mi serve quando chiudo l'interruttore, non metto in cortocircuito la batteria o la sorgente su questo interruttore. Se non ci fosse questa qui, questo sparerebbe subito alla prima commutazione, perché la corrente sarebbe elevatissima, avendo un'impedenza, l'impedenza che limita questo circuito sarebbe l'impedenza interna del mio generatore di tensione e l'impedenza interna del mio interruttore, che sono valori bassissimi, quindi significa che avrei una corrente altissima. Ho un'induttanza, va bene, di un certo valore, vedremo quanto, come e perché. A valle che cosa c'ho? Il mio carico, che è messo in parallelo a un banco di capacità, quindi si può dire che il mio convertitore arrivi qua, questi sono i morsetti del convertitore, le capacità stanno dentro il convertitore. Le capacità mi servono appunto a stabilizzare la tensione, mentre l'induttanza stabilizza la corrente, ricordate, la capacità stabilizza la tensione. Uno è riluttante alle variazioni di corrente, uno è riluttante alle variazioni di tensione. Lo metto qua e quindi capite che se non ci metto questo diodo, ho fatto un'altra fesseria, perché nel momento in cui chiudo l'interruttore mi si chiude questa maglia. Ok? Ho messo in cortocircuito, anche se qua ci fosse una grossa impedenza, avrei messo in cortocircuito questa capacità su questo interruttore. E che succede quando prendo una bella capacità e la metto in cortocircuito? Scoppia la capacità. Allora, perché questo funziona? Innanzitutto, quindi, se devo amplificare la tensione, è come se dovessi amplificare il valore di tensione, ok? Cioè devo avere in uscita una tensione maggiore di quella d'ingresso. Sfrutto questa induttanza. Allora, i due stati che può avere questo convertitore sono a interruttore chiuso e interruttore aperto. Quando l'interruttore è chiuso, il circuito è questo, va bene? Se io lo analizzo in termini di corrente sull'induttanza, no? Per esempio questa imponente. Se io chiudo questo interruttore c'è questa maglia, quindi significa che qui ci sarà una corrente all'interno di questa maglia, da quest'altra parte ci starà una corrente fra la capacità e il carico, significa che nell'intervallo in cui chiudo questo interruttore il carico è alimentato esclusivamente da questa capacità. Per quello deve essere grande, perché nell'intervallo in cui è chiuso l'interruttore questa capacità mi si deve scaricare, che significa che non ho ottenuto una tensione costante o stabilizzata verso il carico. Allora, questa capacità grossa fa sì che quando l'interruttore è chiuso, qui ho questa maglia e qui ho quest'altra maglia, va bene? Quando l'interruttore è aperto, la maglia diventa questa, va bene? Quindi significa che la corrente andrà ad alimentare la capacità e il carico. In termini di tensione, che è la cosa importante, allora qui vi ho riportato i due circuiti, nel caso di on e nel caso di off. Allora, nel caso di on, questo è il circuito, cosa si verifica? Se vado a scrivere l'equazione del circuito, quindi quando l'interruttore S è in on, l'equazione che ottengo qual è? È V con I uguale a V con L. V con L è la tensione e la caduta sull'induttanza. V con L a quanto è uguale? Se con L è la corrente che circola nell'induttanza, V con L a quanto è uguale? Il legame fra tensione e corrente in induttanza, regime stazionario, perché non stiamo in regime sinusoidale, eh? Regime stazionario quant'è? L dei con L su dt. Questa vale sempre, Poi nel caso di regime sinusoidale permanente diventa la relazione fra la reattanza e la tensione e la corrente, ma in generale V con L uguale L dei su dt, ricordate, quindi la caduta di tensione sull'induttanza è proporzionale alla derivata della corrente che circola nell'induttanza. Proporzionale alla derivata di corrente dell'induttanza. Il termine di proporzionalità fra la tensione
è la derivata di corrente nel tempo e l'induttanza stessa, il parametro L, ok? Quindi significa V con I, in questo primo intervallo, V con I uguale a V con L, uguale a L dei suddetti. Quando apro l'interruttore, qual è la maglia? Ovviamente se io identifico questa come V con 0, V con I meno V con 0 uguale a V con L che è uguale a L dei suddetti. Quindi per differenziarla nelle due fasi, come abbiamo fatto prima, questa la possiamo chiamare P con L1 e questa P con L2. La corrente nei due intervalli di tempo, P con L1 e P con L2, una in fase di on e una in fase di off. Allora, vedete che in questi due intervalli, nel primo intervallo, V con I uguale L dei suddetti, la corrente che fa? Cresce o decresce? V con I com'è? Positiva, no? Quindi significa, poiché L è un parametro passivo, quindi non può essere negativo, significa che la derivata di corrente nel tempo è maggiore di zero, quindi significa che in questo intervallo la corrente cresce, va bene? Nel secondo intervallo, in realtà, la corrente cresce o decresce in base a come c'ho V con 0. Perché? Perché se V con 0 è minore di V con I, la derivata com'è? Se V con 0, la tensione d'uscita è più piccola di V con I, cioè se uso questo come chopper step down, la corrente che com'è? Se V con I è maggiore di V con 0, dei suddetti è positivo o negativo? E quindi la derivata com'è? Crescente o decrescente? Crescente. Quindi significa che se lo uso come step down, che cosa c'ho? Nel primo tratto la corrente cresce perché c'ho il forzamento e la corrente sta crescendo. Nel secondo tratto la corrente che fa? Cresce. Quindi significa che la corrente se ne va in deriva. Quindi non posso usare questo dispositivo come step down, perché se no la corrente se ne va in divergenza. Ok? Lo posso usare solo quando V con 0 è maggiore di V con I, cioè quando riesco ad ottenere una tensione in uscita maggiore della tensione in ingresso. Operativamente, come fisicamente, come volete, come riesco ad ottenere questa tensione maggiore della tensione in ingresso? Lo faccio grazie a questa induttanza. Quando vado a chiudere questo interruttore, cosa succede? L'induttanza, io metto l'induttanza in parallelo alla mia tensione, mi trovate? Quindi significa che ho cortocircuitato la tensione sull'induttanza, la corrente che cerca di fare? Di crescere, ok? Considerate, questa è una corrente che sta dentro il convertitore, non sta verso il carico, Teniamone conto, non sto caratterizzando dal punto di vista qualitativo la corrente che sta andando nel carico. Questa è corrente che sta dentro il convertitore, che rimane all'interno del convertitore. Se alla fine del mio intervallo la corrente ha raggiunto un certo valore, questa induttanza che ha fatto rispetto all'intervallo di prima, quindi se passo da una corrente I con 1 a una corrente I con 2, che ovviamente è maggiore di I con 1, questa induttanza che cosa ha fatto? Che ci ho messo dentro l'induttanza? Rispetto alla condizione iniziale, I con 1, se io la chiudo in cortocircuito sull'alimentazione, la corrente aumenta, alla fine dell'intervallo on, cosa ha l'induttanza di diverso rispetto allo stato iniziale? C'ha più energia, ci ho accumulato energia dentro. Quanta è l'energia dell'induttanza? Mezzo al quadrato. Quindi significa che se la I con 2 l'ho fatta schizzare in alto, significa che dentro quell'induttanza io ci ho scaricato un sacco di energia, l'ho presa da qui, l'ho messa in cortocircuito, ho alzato la corrente, quindi qua dentro ci ho accumulato un sacco di energia. Quando apro questo interruttore, che sto facendo?
Nell'intervallo di tempo off io sto scaricando, oltre l'energia che mi viene da qui, anche quella che ho qui dentro, perché la derivata è negativa, sto scaricando quell'energia sul carico. Energia sul tempo che cos'è? Potenza, quindi significa che come se ho accumulato un serbatoio di energia, ragazzi, ho accumulato un po' di energia qui dentro che scarico sul carico durante la fase di off, quindi significa che questo si comporta come un boost di tensione, ok? Quindi gli do un boost di tensione durante la fase di off che si va a sommare alla tensione che io ho normalmente dal carico, quindi vado a sommare queste due tensioni e sul carico ho una tensione maggiore. Quindi che cosa faccio? Ripetiamo, durante la fase di on io vado a far circolare dentro questa maglia una corrente che tende ad alzarsi tantissimo velocemente, perché questa presumibilmente sarà un'induttanza piccola, non ci vado a mettere un'induttanza, una mega induttanza, vi devo fare bene i calcoli di quanta è l'induttanza, ma devo fare in modo che questa nell'intervallo di on accumuli un bel quantitativo di energia, che nell'intervallo di off prendo quell'energia e la sparo nel tempo di off sul carico, quindi significa che vado a innalzare la tensione, questo mi dà fisicamente proprio la funzione di innalzatore di tensione con l'induttanza. La uso come serbatoio di energia che in base al tempo in cui la carico e la scarico poi mi permette di avere potenza addizionale. Quindi vedete, io nel corto, quindi nella derivata di corrente, non coinvolgo il carico sta bello separato con questa capacità enorme. Quello che faccio è chiudo in corto l'alimentazione sull'induttanza, aumento, faccio schizzare la corrente, ovviamente sempre a valori che devo controllare, dipende dalle specifiche massime di corrente che possono stare qui dentro, eccetera, eccetera. Fissati i termini massimi, ci faccio andare una bella corrente, quindi faccio aumentare la corrente. Nella fase di off, l'energia in più, il delta di energia, che è un mezzo L I con 2 quadro meno I con 1 quadro, la differenza di energia, io la butto, la scarico, diciamo, sull'uscita, e quindi ottengo questo boost, questo aumento, questa amplificazione della tensione verso il carico. Cosa che poi mi dicono le equazioni. Però, in linea di principio, è proprio questa induttanza che a livello funzionale mi serve anche a limitare la corrente quando metto, quando chiudo questo interruttore, ma è un'induttanza che mi permette di accumulare energia che poi posso sommare a quella che mi viene dal carico per trasferirla, scusate, dall'alimentazione per trasferirla sul carico. A questo punto però devo capire come andare a modulare quell'interruttore per avere quella determinata funzione in uscita, perché adesso ho detto ok, devo chiudere per un intervallo, aprire per un altro intervallo. Il discorso è uguale a quello del chopper. Mi fisso sempre il mio tempo di modulazione e poi su questo tempo di modulazione una parte sarà on e una parte off. Ma come faccio a stabilire quanto deve essere l'on rispetto al tempo massimo? Mi serve una funzione che mi leghi la tensione in uscita al duty cycle. Cosa che, se devo andare a considerare le equazioni nella loro evoluzione, quindi dovrei andare a risolvere le equazioni differenziali, è una cosa che si fa, però evitiamoci il problema di risolvere le equazioni differenziali, sfruttiamo la linearizzazione, perché la possiamo sfruttare, abbiamo detto che in realtà ci sono le condizioni per poter dire, anziché un'evoluzione del primo ordine, ipotizzo che la corrente sia lineare. Allora, immaginiamo di dire, ok, la corrente è lineare, come faccio a stabilire il legame ingresso-uscita in funzione del mio duty cycle per poter dire, ok, ho bisogno di una tensione che sia due volte la tensione d'ingresso, quale deve essere il duty cycle? Questo è adesso la domanda, questa è la domanda a cui devo rispondere. Basta che prendo con le due equazioni lì. Seguitemi bene su questo passaggio perché, capito questo, insomma, convertitore lo avete ben digerito. Allora, nella fase di on abbiamo detto V con I uguale a L de I con I su dt. Se immagino la linearizzazione, questa come la posso scrivere? L, se
se la derivata, passo dalla derivata al rapporto incrementale, questo lo posso scrivere come L I con 2 meno I con 1, se vedete come varia l'andamento, quindi I con 1 è la corrente allo stato iniziale, I con 2 è allo stato finale del tempo di ON, diviso, quanto è il tempo di ON? K I con S, ok? Chiaro? Ho semplicemente linearizzato, ho detto che la derivata per me, poiché gli andamenti sono linearizzabili, la trasformo in rapporto incrementale e quindi dei su dt per me diventa I2 meno I con 1, quindi valore finale meno valore iniziale, diviso delta t, che in questo caso è kt con s, il tempo di 1. Nella seconda modulazione, nella seconda parte della modulazione, ho v con i meno v con 0, che è la tensione sul carico, sempre uguale, L dei su dt, linearizzo, v con i e v con 0 sono quelle perché ipotizzo che la capacità è grossa e quindi rimanga costante, L per i con 3 meno i con 2, se indico i con 3 la corrente alla fine del tempo, di tutto il tempo di modulazione, diviso l'intervallo, l'intervallo quant'è? 1 meno k t con s. Chiaro? A questo punto mi definisco l'incremento di corrente uguale a I con 2 meno I con 1, semplicemente per semplicità. Allora posso scrivere nel primo caso V con I uguale a L delta I diviso K T con S. Va bene? Nel secondo caso posso scrivere V con I meno V con 0 uguale a meno L delta I diviso 1 meno K T con S. Perché ho scritto meno delta I? Perché I con 3, se sono in condizioni di regime, sto facendo un'analisi a regime stazionario, I con 3 a quanto è uguale? A I con 1, ok? Quindi questo è uguale a I con 1 meno I con 2 e quindi è meno delta I, va bene? Quindi metto il segno meno qui, V con I meno V con 0 uguale a meno L delta I 1 meno K T con S, e quindi posso scrivere, se ricavo delta I dalla prima, delta I è uguale a che cosa? A V con I K T con S diviso L. Ho ricavato delta I da questa equazione qui, va bene? Ricaviamola da quest'altra equazione, delta I è uguale, poiché c'è il segno meno, inverto qui, è uguale a V con 0 meno V con I per 1 meno K T con S diviso L. Ci vedete tutti? Forse ho scritto un po' basso. Comunque non ho fatto altro che prendere questa equazione, l'ho scritta in funzione di delta I, poiché delta I è negativo in quanto ho I con 3 meno I con 2, che è uguale a I con 1 meno I con 2, il delta I è negativo. E quindi viene fuori questa equazione. Questi due delta I, che cosa sono? Sono la variazione di corrente nell'intervallo, quindi è il ripple, no? Della corrente. Ho fatto semplicemente il calcolo del ripple di corrente ipotizzando la linearità della corrente. Questi due sono uguali, no? Li trovate? Quindi la corrente va da I con 1 a I con 2 nel primo intervallo, nel secondo intervallo va da I con 2 a I con 1, I con 3 che è uguale a I con 1, e questa differenza è uguale, quindi significa che la variazione di corrente nell'intervallo di ON è uguale alla variazione di corrente nell'intervallo di OFF, per cui questi li posso uguagliare. Se li uguaglio, che cosa succede? V con I diviso L per K T con S uguale a V con 0 meno V con I per 1 meno K T con S diviso L. Ci siamo su questo?
L lo semplifico, T con S e T con S lo semplifico, alla fine cosa rimane? Rimane K V con I uguale a V con 0 meno K V con 0 meno V con I più K V con I. Va bene? K V con I e K V con I lo semplifico, ci siamo quasi. Posso scrivere V con 0 che moltiplica 1 meno K uguale a V con I. Legame ingresso-uscita, qual è la domanda che ci siamo posti all'inizio? Qual è il valore di duty cycle? Quindi devo trovare il K affinché in uscita abbia un certo valore di tensione. Quindi devo ricavare V con 0 in funzione di V con I. Mi trovate? Quindi V con 0, che è la tensione in uscita, quella lato carico, è uguale a V con I che moltiplica 1 diviso 1 meno K. Questa è la legge di controllo dell'ipotesi di linearità, ma in realtà vale, che la posso considerare sicuramente valida, la legge di controllo di un convertitore step up. E perché vi trovate qui che la tensione in uscita aumenta rispetto alla tensione in ingresso? V con 0, che è la tensione in uscita, è uguale a V con I, che è la tensione in ingresso, che moltiplica 1 diviso 1 meno K. K che cos'è? Duty cycle. Duty cycle fra che valori varia? Fra 0 e 1. Quando K uguale a 1, quanto è? V con 0. Se vi chiedessi di segnare questa funzione in funzione di K, vedete come tutto torna, pure l'andamento delle funzioni, il grafico delle funzioni. Com'è il grafico di questa funzione? V con 0 in funzione di K. K può variare da 0 a 1. Per K uguale a 0, V con 0 a quanto è uguale? Per K uguale a 0, V con 0 è uguale a V con I, la tensione di ingresso. Per K uguale a 1, quindi è una funzione che parte da V con I e arriva a infinito. E questa qua, se io la vado a diagrammare, è una funzione che ha in K uguale a 1, K è il duty cycle, è la mia legge di controllo, quello che io attraverso il circuito sto imponendo come duty cycle al mio convertitore. In teoria, quindi, se K man mano che si avvicina all'unità mi permette di avere una tensione in uscita che se ne va a infinito. Vi trovate? Quindi ottengo un asintoto verticale per K uguale a 1. Quindi numericamente, teoricamente, analiticamente, questa funzione di trasferimento mi conferma quello che avevo detto all'inizio, cioè che con questo convertitore io minimo riesco ad avere V con I come tensione in uscita, va bene? Modulando, posso modulare come voglio, ma riesco a ottenere V con I come tensione in uscita. Il circuito dove sta? E come tensione massima, andando a modulare fino a K può essere 0, 0,1, 10%, 20%, fino al 100%. Quando mi avvicino al 100%, il valore della tensione in uscita tende ad essere infinito. Va bene? Quindi riesco ad avere in uscita un salto di tensione rispetto alla tensione in ingresso. È ovvio che io qua ho fatto una serie di ipotesi, che è quella di linearità, ho fatto l'ipotesi dell'interruttore. Quando l'interruttore è chiuso io non ci ho scritto nulla sull'interruttore, ipotizzato un cortocircuito, in realtà ci sono delle impedenze, quando ho a che fare con questi fenomeni estremi, comunque i valori delle impedenze interne degli interruttori si cominciano a far sentire, cioè parlare di corrente infinita può
può essere un'indicazione che la corrente è molto alta o tensione infinita. Quando dico corrente infinita significa che ho fatto un cortocircuito franco, ma il cortocircuito franco non lo riesco a fare neanche con un pezzo di rame, che sapete che ci sono delle resistenze all'interno del rame. Allora, su questo circuito, se io mi andassi a fare, scusate, ho perso ecco qua, se io mi andassi a fare una valutazione analitica rigorosa, quindi scrivendo le equazioni differenziali, non linearizzando, scrivendo le equazioni differenziali, ma dentro le equazioni differenziali inserendo anche quelli che sono i parametri degli interruttori, il fatto che l'induttanza, oltre che essere un'induttanza, ha anche una resistenza, quindi se vado a vedere il modello reale, quello che ne viene fuori è questa caratteristica rossa. Cioè all'inizio sono bene o male coincidenti, poi a un certo punto, quando la caratteristica ideale se ne va infinito, capite bene che infinito non ci può andare una grandezza fisica, e quindi ho un andamento che fa così, cioè arrivato a un certo punto, i parametri parassiti degli interruttori, dell'induttanza, eccetera, mi provocano delle cadute di tensione tali, perché poi le correnti in gioco diventano altissime, mi provocano delle cadute di tensione tali che alla fine mi fanno diminuire il valore della tensione in uscita. Questo è quello che avete realmente, che verrebbe fuori o dal circuito sperimentale che farete o da un'analisi analitica, un percorso analitico più rigoroso che potrete fare col Simulink, cioè voi con il Simulink, è inutile che vi faccio fare 20 ore di modello di equazioni differenziali non lineari, avete poi a disposizione il Simulink, mettete i valori reali e vedete poi come questo guadagno arrivato a un certo punto se ne decresce. Cioè significa che lo step up è un convertitore innalzatore che vi permette di avere un salto di tensione, ma fino a un certo punto. Oltre un certo valore di salto di tensione, i parametri parassiti che ci sono dentro il convertitore vi fanno decadere la tensione in uscita. Quindi fino a che valore si può utilizzare uno step up? Allora, finché devo amplificare la tensione 1,5, 2, 3, fino a 4-5 volte la tensione in ingresso, lo step up è la cosa ideale che potete utilizzare. Quindi come convertitore DC-DC lo step up lo potete utilizzare perché la caratteristica, vedete, la caratteristica ideale è quella reale, fino a 4-5 volte, quindi un'amplificazione di 4-5 volte, sto visualizzando il rapporto uscita-ingresso, fino a 4-5 volte diciamo si comporta abbastanza bene. Oltre 4-5 volte il valore della tensione in ingresso, c'ho questo fenomeno di decadimento e quindi ho creato una stufa che non mi replica in uscita una tensione maggiore, sta semplicemente dissipando energia. Quindi oltre quel valore non lo posso utilizzare. 4-5 volte, 5 volte sto proprio al limite, 4 volte sto più sicuro. Ma quindi in tutta questa fascia, quando devo amplificare la tensione di un certo valore, dal valore di ingresso fino a 3, 4, 5 volte la tensione in uscita, lo step up è il convertitore che dovete utilizzare. Oltre questo valore, no. Sicuramente questo tipo di convertitore non lo potete utilizzare. Sapete che si utilizza? Quando ad esempio devo amplificare di 10 volte, 20 volte, 30 volte la tensione in ingresso, parte dei convertitori strani non li faccio proprio fare perché non si fanno. La cosa più banale da fare, ma più semplice da fare, voi sapete che un trasformatore, quello molto induttanza, non è che abbia dei limiti nel rapporto di trasformazione. Il trasformatore potete amplificare di decine e decine di volte, no? Il valore della tensione d'ingresso rispetto a quello che uscita. Un problema fisico di accoppiamento degli avvolgimenti, il numero di avvolgimenti. Ma posso usare un trasformatore per innalzare una tensione in continua? Domanda. Si può usare un trasformatore per innalzare una tensione in continua? Se io metto una tensione in continua a un trasformatore, lo mando in saturazione. La mutua induzione, sia quando si ha una variazione della corrente, della tensione, la tensione indotta al secondario si induce grazie a una variabilità del flusso, quindi della corrente. Se non c'è questa variabilità, non si induce una tensione al secondario. Vi ricordate, no? Bene come è fatto un trasformatore.
Quindi se io lo alimento in continuo, lo mando in saturazione, perché? Perché ovviamente sto andando su una tensione in continua. Che cosa mi limita la corrente? Sarà solo la resistenza degli avvolgimenti del primario, che è molto bassa. La corrente se ne schizza un valore costante, mi mando in saturazione, nella migliore delle ipotesi fondo il trasformatore. Quindi non posso usare un trasformatore per amplificare una tensione in continua. Allora che posso fare? C'è una cosa semplice. Si prende la tensione, si mette in ingresso a un altro convertitore, che poi faremo la prossima volta, che è l'inverter, che da tensione in continua me la trasforma in bipolare. La tensione bipolare la metto nel trasformatore, ci faccio fare il salto che voglio. Quando l'ho fatto fare il salto che voglio, la raddrizzo, vedete che cosa faccio? La raddrizzo e ottengo il valore di tensione che voglio in uscita. Quindi faccio diversi stadi, perché purtroppo quando è possibile la faccio con uno step up, quando non è possibile uso il trasformatore, ma per amplificare una tensione in un trasformatore la devo rendere variabile, alternata. Quindi la trasformo in alternata, l'amplifico e poi la raddrizzo. Va bene? Per quanto riguarda invece lo step up, è abbastanza semplice come dispositivo circuitale, ma ha questa limitazione nel salto massimo di tensione. Però ricordate, questa è la legge di controllo che mi permette di stabilire: voglio questa tensione in uscita, devo applicare questo duty cycle, e quindi fissato il tempo di modulazione, il duty cycle che mi consente di arrivare a quel valore di tensione me la dà questa equazione. Okay?